Settima puntata di Tiro Incrociato. Quest'oggi abbiamo sotto i riflettori il segretario provinciale dello SNALS, il sindacato autonomo della scuola. Come sempre, a dare la mano per le domande, il collega Luigi Pistone, a cui passo subito la parola. Parliamo immediatamente del buona scuola. Tra luci e ombre, quali sono gli aspetti positivi, ma soprattutto quali sono quelli negativi, considerando tutta la polemica che c'è stata? Diciamo, prima di tutto, buonasera a tutti i telespettatori. Io voglio dire solo la prima cosa che dico: la buona scuola non è altro che la cattiva scuola, perché la scuola sta precipitando in un caos terribile. Chi ha scritto questa riforma non ha mai conosciuto la scuola e secondo me non ha mai messo piede nella scuola. Tutti coloro che hanno lavorato a questa riforma, al di là del fatto che luce d'ombra, l'unica luce sono le assunzioni che hanno fatto nella scuola. Che ha creato anche un po' di polemiche. Sì, è molto. Perché? Mo ve lo spiego. Allora, 60.000 immissioni ruolo, di cui sono state fatte le immissioni ruolo divise in quattro fasi: fase 0, fase A, fase B e fase C. Fase 0 e fase A hanno seguito le vecchie procedure di reclutamento che esistevano già nella scuola. Ve la tiro: doppio canale, concorso, 50% a uno e 50% all'altro. Mentre le altre fasi, la B e la C, lì c'è stato il caos più completo. Ci troviamo che i primi in graduatoria delle gare, dei concorsi, sono stati, diciamo tra virgolette, spediti: Roma, Rovigo, Vicenza, Cuneo, in tutte le parti d'Italia, mentre quello della fase C, per il potenziamento degli organi, sono rimasti in Basilicata, in provincia di Potenza, cioè ognuno nella propria provincia, il che c'è una disparità di trattamento molto evidente, ma una disparità di trattamento è una illegittimità, perché non è possibile che il primo ingraduatore deve andare fuori e l'ultimo ingraduatore deve rimanere nella propria provincia. Credo di essere il contrario. Generalmente, oppure unificare le due fasi, la fase B e la fase C, non è su unificare. Però il Parlamento l'ha fatto distinte e separate, per cui pure i burocrati, i direttori generali del Ministero non hanno potuto fare altro che prendere atto di quello che diceva la legge. Senza nulla togliere a quello della fase C, per carità, però diciamo, si capisce che una cosa del genere va a creare diciamo, una disparità di trattamento. Tanto è vero, perché Renzi ha mandato la lettera a tutti quelli della fase C? A quello della fase B non ha inviato nessuna lettera di congratulazione. Proprio perché sapeva già che avrebbe trovato. Io ho detto a tutti: fate questa considerazione. Perché quello della fase C hanno avuto la lettera di Renzi di congratulazione per l'emissione 1? Quello della fase B no. Ma il danno più grave a quello della fase B: gente che ha insegnato sempre italiano e latino, latino e greco, gente che ha insegnato sempre matematica e fisica, è stato addirittura, scuole superiori insegnavano, sono stati immessi in ruolo sul sostegno nella scuola media di primo grado, il che significa completamente la professionalità è stata messa da parte, mortificata nel vero senso della parola. Allora ecco, queste sono le grosse incongruenze per il reclutamento, senza entrare poi nel merito proprio di tutta la riforma, perché veramente una riforma che va a fare un potenziamento. Potenziamento su che cosa? No, hanno potenziato qualcosa. Sì, ma hanno potenziato i dirigenti. Oppure a mettere gente a disposizione della scuola per fare che cosa? Se non mi crei i primi presupposti, non mi crei un progetto di scuola tale che vada a soddisfare quelle che sono le esigenze dei ragazzi, allora sì, vale la pena che ha un senso il professore per il potenziamento. Noi parlavamo di organico funzionale di istituto, cioè funzionale a che cosa? All'educazione dei ragazzi, alla formazione dei ragazzi. Quello è l'organico, non è organico potenziato. A che serve l'organico potenziato? Noi parlavamo di organico funzionale a quelle che sono le reali esigenze della popolazione scolastica. Allora ha un senso, altre cose non hanno senso. Poi
questi giorni, stamattina, ieri sera c'è stata un'altra riunione, non si riesce a uscirne fuori sulla mobilità del personale. Noi ogni anno, così per chi conosce la, per chi non conosce la scuola, ogni anno noi facciamo le domande di trasferimento, dove i docenti fanno la domanda in base al proprio punteggio, nella maniera più trasparente. Le cose trasparenti che c'erano prima li stiamo abolendo. Col proprio punteggio, con le proprie sedi indicate sulla domanda, venivano trasferite dove c'era il posto, una per avvicinarsi a casa. Oggi non escono fuori, perché prima vogliono privilegiare a tutti coloro che sono entrati in ruolo prima del 2014, poi dopo adesso devono fare cercando di eliminare quella discrasia che si è venuta a creare tra la fase B e la fase C, ma in che modo? Dando, facendo degli albi territoriali, guardate un po' che fantasia, un albo territoriale dove i docenti vanno in questi albi e da dove il capo di istituto deve attingere, deve scegliere per la propria scuola. Dov'è la trasparenza? Dov'è l'oggettività? Dov'è l'obiettività? Quindi si va a mortificare. Si va proprio a mortificare la professione del docente. La scuola in questi termini viene ridotta ai minimi termini, dove la figura del dirigente assume la figura dello sceriffo, di colui che si chiama, senza nulla togliere ai dirigenti, che avranno delle responsabilità grosse. Io condivido e mi preoccupo pur di tutte le responsabilità, perché non avremo più il ricorso amministrativo, quindi si passerà sicuramente subito nel penale. Allora, prima di parlare della buona scuola, ma dov'è sta buona scuola? Perché la scuola fino ad oggi che ha fatto? Tutti coloro o coloro che hanno lavorato, i direttori generali, da quale scuola sono usciti? È una scuola che fino ad oggi ha creato dei cittadini, ha creato degli uomini, ha creato delle figure professionali, che oggi professionali, che si fanno valere nella vita sociale ed economica del paese. Segretario, a questo punto viene semplice una domanda. Abbiamo parlato di questi dirigenti, queste figure che ormai sono diventate onnipotenti, non per loro, ma diciamo perché la legge lo consente, e anche perché sono quelli che sono chiamati a maggiori responsabilità. Però prendiamo un esempio, comitato di valutazione, per esempio. Che cosa succede in questo comitato di valutazione? Perché tanta ira da parte dei professori e perché non si trova un procedimento inverso rispetto a quello che si sta avvenendo? Lei ha messo il dito sulla piaga. Il comitato di valutazione è un'altra piaga grossissima. Il legislatore, coloro che hanno creato la legge, ha creato il comitato di valutazione che i dirigenti, poverini, pure loro hanno le mani, diciamo, hanno le mani incrociate, hanno le mani legate. Il comitato di valutazione, dove all'interno del comitato di valutazione per la valutazione dei docenti, a chi intendiamoci, ci sono i genitori e ci sono gli alunni. Ma io posso andare a valutare, cioè uno che è valutato va a valutare il valutatore. Cioè qui siamo all'assurdo. È il paradosso del controllore che controlla. Bravo, è il controllore che controlla. Il controllato controlla il controllore. Cioè, allora, nel momento in cui c'è un comitato di valutazione, e c'è nel comitato, al di là di due docenti, due dirigenti, c'è un genitore, un alunno. Ma mi sapete dire qual è il comitato di valutazione? Quale comitato di valutazione può valutare queste cose? Tant'è vero, stiamo assistendo nelle scuole che i docenti si stanno rifiutando di far parte di questo comitato. Oppure hanno detto parecchio, poiché per legge che bisogna creare il collegio dei docenti, dovrebbe nominare i docenti che entrano nel comitato di valutazione, alcuni docenti hanno detto noi valuteremo tutto allo stesso modo, tutti bravi e basta. Perché, ma non c'è, poi nella scuola come fai a valutare? Assolutamente. La valutazione la devono dare i ragazzi, però dopo che si sono affermati, dopo 10-15 anni, quando si affermano nella società. Perché non hanno gli strumenti per poter fare il momento. Non ci sono gli strumenti. Io ho fatto 1000 pratiche, tu ne hai fatte 100, eppure lì c'è da vedere il tipo di pratica, quale pratica comporta tutta una serie di difficoltà e quale pratica comporta meno difficoltà. Ma anche già in quello c'è da fare. Siamo anche in un percorso di qualitativo, non quantitativo. Questo deve essere la prossima selezione. Perfetto. Qual è il progetto scuola che lei si sente di poter proporre? Il progetto scuola, diciamo che noi quando siamo andati pure
diciamo, i nostri responsabili a livello nazionale, quando sono andati in audizione alla Commissione al Senato, c'è stato il vice segretario, il professor Achille Massendi, che ha fatto una, diciamo, una relazione veramente dove tutti i senatori alla fine si sono alzati per applaudirlo, purtroppo però poi nel votare la legge, col voto di fiducia, hanno dovuto subire di votare quella legge. Noi il progetto scuola è quello di non mettere da parte il passato perché serve, è servito fino ad oggi, ma bisognava andare a, diciamo, a sistemare alcune cose. Il vero progetto scuola è quello che ho accennato poc'anzi, creare all'interno delle scuole l'organico funzionale d'istituto. Organico funzionale significa organico tale che riesce a recepire tutte quelle istanze che provengono dalla base dei ragazzi, dalla base di coloro che vanno a scuola. Allora, organico funzionale significa eliminare le cattedre orarie, cioè avere il professore che 6 ore stanno a scuola, 6 ore in un'altra scuola, 6 ore in un'altra scuola, non dovrebbe esistere, perché non va bene né a una parte, né all'altra, né all'altra, ma ad essere a disposizione di quella, ci sono 10 ore in quella scuola, vi faccio 10 ore più il resto a disposizione, per essere, ma non senza famiglia, per essere utilizzati in attività tali da poter recuperare il ragazzo che presenta diciamo, delle lacune, degli svantaggi, che non riesce a stare al passo con gli altri. Cioè, un'attività propedeutica. Bravo, un'attività di rafforzamento diciamo, dell'insegnamento individualizzato. Questo è. Allora, se noi abbiamo l'organico della scuola, poi eliminare ecco, una delle disfunzioni che c'erano la vecchia scuola e ci sono ancora oggi, eliminare l'organico di diritto, la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto. L'organico è unico e in quella scuola unico deve essere. Cioè, che significa unico? Quello che è di diritto è di fatto. Allora, se si perdono delle ore perché un ragazzo si trasferisce da una scuola all'altra, viene a mancare qualche ora, si mette a disposizione per fare dei progetti tali da rafforzare quei ragazzi che hanno bisogno e da dare la possibilità ai ragazzi che presentano delle qualità tali da poter andare più veloce nell'interno, di dargli pure la possibilità, perché no? Il merito dove sta? Allora bisogna far uscire, far esplodere, io dico, il merito. Allora la formazione dei ragazzi in questo caso diventa una formazione organica, una formazione propedeutica per poter aspirare a, diciamo, a fare l'università con tutte le varie istruzioni ed essere domani una persona affermata. Noi in Italia non dimentichiamo che abbiamo pure, come stiamo vedendo, dalle ricerche, dalle cose, grosse diciamo, professionalità. Beh, queste professionalità da dove sono uscite? Non sono uscite da questa scuola, che noi stiamo parlando di buona scuola, è la scuola che ce ne fanno. E poi la cosa che più ci ha dato a noi come sindacato, che veramente ci ha amareggiato, è quello di che stanno eliminando le certezze. Noi prima, per entrare nei ruoli, il reclutamento avveniva attraverso 2 fasi. 50% al concorso, 50% alle graduatorie ad esaurimento, le famose gare. Quindi 50% alla gara, 50% al concorso. Dove era tutto lineare, il punteggio veniva reso pubblico, dove tu potevi andare a guardare il punteggio di un altro e renderti conto. E poi i trasferimenti, la mobilità avveniva su basi oggettive, dove c'era un punteggio, c'erano delle sedi indicate e tutto veniva alla luce del sole. E le 2 certezze. Oggi non abbiamo neanche queste certezze. Perché questa confusione qui della scuola è, e lo ripeto, nel pieno caos. Uno dei problemi, anzi uno dei drammi della scuola, che lo è stato per anni e mi pare che lo sia ancora, è quella delle assunzioni, la cosiddetta precarietà. Prima la precarietà si avvertiva in ogni scuola, addirittura ricordo quando ero un ragazzo che andavo a scuola, immancabilmente mancava sempre, non so, il solito insegnante di quella materia là, eccetera. Oggi non è che è cambiato molto, mi pare che siamo rimasti come ieri, quindi credo che poi questa buona scuola, che fosse di ieri o fosse di oggi, in realtà non c'è mai stata. Mai, e non ci sarà mai, perché chi non conosce, io ho detto che la riforma è stata partorita da me, da persone che non hanno messo mai piede alla scuola, e mi spiego, né nella funzione reale della scuola, nella funzione dell'educazione, nella sua entità più grossa, e né nell'organizzazione della scuola, non l'hanno capito.
Allora, quando questo governo dice abbiamo eliminato il precariato assumendo 60-70.000, non hanno fatto no. Il precariato ci sarà e sarà sempre di più. Quando tu mi autorizzi, questa è la cosa grave, tu mai fatto il reclutamento sul potenziamento dell'organico, cioè mettendo dei docenti a disposizione della scuola. Poi il Ministero ha fatto la circolare di autorizzare la nomina dei supplenti su quei posti del potenziamento per tutti i colori, perché parecchi professori che cosa hanno fatto? Essendo già impegnati in altre attività, chi era impiegato alla regione, perché dopo 20 anni che hanno fatto il concorso, si vedono oggi un'emissione di ruolo nella scuola, si sono visti gente che faceva la libera professione, avvocati, ingegneri, architetti, si sono visti così, dice beh, io non posso abbandonare il posto, il famoso tra virgolette posto fisso, e quindi hanno accettato. Però qualcuno ha differito l'emissione di ruolo perché c'è la possibilità di differirla, dicendo accetto la proposta per la firma del contratto a tempo indeterminato nella scuola, però differisco la presa di servizio al 1° settembre. Nel momento in cui hanno differito la presa di servizio, il posto è rimasto vacante. Il Ministero è autorizzato a nominare su quei posti. Tutte queste persone nominate, non è un alimentare il precariato? Certo. Questo è il problema. Questo è il punto del... Allora, il precariato, eliminarlo, non lo puoi eliminare, perché con... Noi non abbiamo a che fare con le carte, con diciamo mobili, con una produzione di pezzi, noi abbiamo a che fare con capitale umano. Nel momento in cui io tengo 30 ragazzi in una classe, 25, 28, quelle che sono, e manchi il docente per 20 giorni, perché poverino, o è ammalato, o è in stato di gravidanza, o è in aspettativa per motivi suoi, sono diritti soggettivi perché ognuno... Nel momento in cui il ragazzo, questa classe è scoperta, il professore non c'è, io devo nominare il supplente. O questi ragazzi li faccio stare così. Allora automaticamente il precariato ci sarà sempre. È inutile che ci illudiamo, no. Possiamo fare anche l'organico funzionale, tengo 2-3 docenti a disposizione, ma quelli non sono di quella disciplina di cui si assente il ragazzo. Perché noi abbiamo la specificità. Matematica è diversa da italiano e latino, materie classiche o materie scientifiche, materie umanistiche da materie... è tutto un universo completamente diverso. Un altro problema che colpisce il precariato, rimanendo in questo tema, sono molte volte dovute alle scelte un po' disparate dei vari docenti, cioè si trovano situazioni, non so, di chi per esempio ha fatto domanda in una parte dell'Italia, semmai, e poi viene chiamato semmai a 1000 chilometri di distanza dall'altra parte. Come mai poi si verificano queste cose e non c'è un modo anche per regolare questo? Ma questo veramente... Io direi che qui non è una questione che si può eliminare né con un disegno di legge né con un decreto. Noi abbiamo dei posti dove, facciamo l'esempio, al nord, dove i posti di insegnamento sono parecchi e non ci sei docenti. Perché che vuoi? A Milano la gente trova occupazione anche diversamente, cioè l'architetto, l'ingegnere trova occupazione diversamente. Qui invece il rifugio un peccatore, ma la scuola per tutti. Allora nel momento in cui la scuola... non c'è posto qui, la gente va a emigrare, fa la domanda al nord e lì viene presa. Faccio un esempio, questo non solo per i docenti, anche per il personale ATA, cioè bidelli, assistenti amministrativi, segretari, la stessa cosa, i famosi collaboratori scolastici. Allora, vanno sopra e trovano posto. Qui invece non c'è, abbiamo delle graduatorie ad esaurimento che sono enormi, piene, affollate, le quali non trovano la possibilità, spazio per poter essere utilizzate nella scuola del meridione e se ne vanno al nord. Quindi non c'è nessun tipo di rimedio. Che tu dici facendo qualche accorgimento, qualche decreto legge, qualcosa, riusciamo a sistemare. Purtroppo la popolazione, poi del resto, la popolazione nel meridione, noi lo vediamo a Potenza nei nostri comuni, diminuisce giorno per giorno. Io vi faccio un esempio, io ogni tanto seguo questa evoluzione delle cose. Nel 2011 a Cangiolano un solo nato. Quando arriverà questo nato? La classe non si formerà. Ma ho detto cangellare per dire. Quindi ci saranno perdenti posti. Albano, Pietra Pertosi, Castelmezzano, tutta la comunità, Corleone, Guardia, Spinoso, cancellare in terra, Armendo.
noi abbiamo la stessa ragione, San Martino d'Acqua, rimarranno tutti, diciamo, io secondo me fra qualche anno avremo dei reperti archeologici in questi comuni, perché non ci sarà nessuno, perché la popolazione sta, io sto seguendo proprio tramite la scuola, vedendo le classi, quando alunni, in alcuni comuni abbiamo classi 3-4 alunni che vogliono la classe, ma come si fa? Sì, con tutte la capacità, la regione dovrebbe prendere delle decisioni con la riforma del titolo quinto della Costituzione, con l'autonomia la regione dovrebbe sopperire a queste mancanze. Però come fai a dare una cosa contro quattro? L'accorpamento dei comuni e fare come avviene per i servizi, così dovrebbe avere la scuola. Dico per dire, però ho detto questa cosa per far capire che fra qualche anno purtroppo noi non avremo anche la possibilità di creare classi nei nostri comuni. Un'altra domanda vorrei farle. Ci frega un attimo la riforma Gentile, che porta una serie di innovazioni che portavano ad andare a scuola maggiormente le fasce benestanti e non tutti le stesse popolazioni. Poi siamo arrivati alla riforma Gelmini, che ha creato altri problemi non dando indicazioni ai ragazzi sul percorso di studi da fare per poi accedere all'università. Oggi abbiamo questo nuovo atto del governo che porta sempre di più a prediligere i ragazzi che provengono da famiglie benestanti che possono accedere allo studio, perché oggi non è più così, non è come negli anni 70, negli anni 60, oggi occorrono soldi per mandare i ragazzi a studiare, e questo è un fatto che hanno lamentato gli stessi ragazzi anche online, anche sui social. Cioè studenti.it ha fatto una serie di una statistica, un'indagine, e i ragazzi lamentavano proprio questo. Che cosa bisogna fare? Ma c'è una soluzione? Ma c'è la soluzione, quella di cercare di eliminare le tasse scolastiche. Poi tra medie e superiori non è che non sono queste grosse tasse, il grosso costo secondo me sono i liberi. Dove tu vai a spendere 300-400 euro, 500 euro, sai, una famiglia con la crisi degli ultimi 2-3 anni diventa, e con monoreddito diventa un po' problematico queste cose. Allora ecco, il problema della regione si deve porre, il diritto allo studio della regione, sono 2-3 volte che fa la legge sul diritto allo studio, però non ha ancora centrato l'argomento. Uno dei problemi grossi sono proprio questi, diciamo, cercare di fornire il libero alle famiglie meno abbienti per dargli la possibilità che i figli possano competere alla stessa maniera degli altri. Ma al di là di questo, poi dopo, diciamo, tutti gli strumenti, non è una grossa discriminazione che stiamo avendo. Sì, c'è qualcosa di nuovo. A livello universitario, ecco, lì bisogna trovare qualche cosa, lì bisogna trovare la possibilità. Però c'è pure il diritto al presalario, al salario, diciamo una spesa borsa di studio, accompagnamento, bisogna, la regione deve trovare qualche altro corso, e qui compete alla regione queste cose, ma noi come scuola dobbiamo cercare di dare una qualità più forte alla scuola, diciamo una qualità, un'offerta formativa che sia veramente offerta formativa. Un tema che vorrei trattare, e noi abbiamo visto l'arrivo di tantissimi migranti, questi ormai hanno invaso l'Italia, milioni di persone, però con milioni di persone comprendono anche tanti giovani, ragazzi, ragazzini, bambini che presto entrando nelle scuole primarie, che cosa si sta facendo, che cosa pure il sindacato, come aiuta questo nuovo mondo verso i discenti, insomma. Diciamo che in grosse città del nord già c'è l'integrazione dei ragazzi nelle classi, dove l'immigrazione è molto più, diciamo, molto più forte dalle parti nostre, già i ragazzi sono inseriti nel contesto classe, e tanto vero, parecchi colleghi che insegnano al nord, che sono di Potenza, ma in questo periodo natalizio sono qui a casa e ci vengono a trovare a sindacati sia per chiedere delle informazioni, e ci dicono proprio che molte classi sono piene di questi ragazzi extraeuropei, di questi che stanno venendo, e veramente sono inseriti abbastanza bene. Ma quindi stanno allargando anche là? Da noi pure si sta facendo qualcosa, il corso per l'insegnamento della lingua, cose,
Tant'è vero c'è il centro Eli, i famosi corsi di istruzione per adulti, dove si sta avviando dei corsi speciali proprio per i ragazzi di questi extraeuropei, per questi ragazzi che sono venuti. Per l'integrazione invece a che punto siamo? Visto quello che è successo per il crocifisso, per il Natale e altro. Vabbè, su questa la posizione di questo, diciamo, io non riesco a capire, perché noi dobbiamo essere sempre coloro che devono creare condizioni. Noi abbiamo una nostra cultura, abbiamo una nostra... Cioè sono loro che si devono adeguare. Sono loro che si devono adattare a quelle che sono le nostre realtà. Non è possibile. Io su questo è proprio, c'è una mia posizione specifica, individuale, che è quella che è forte, ferma, eppure come sindacato, che non è possibile che noi ci dobbiamo adattare agli altri. No. Per quanto riguarda il paragone tra la riforma Gentile, la riforma Germina, la riforma... La buona scuola, io dico la buona scuola, non è riforma. Ecco, lei ha parlato. La riforma Gentile la possiamo condividere, non condividere, però è una riforma ispirata da un concetto filosofico, aveva una sua filosofia, aveva una sua ispirazione. La buona scuola, ma che cosa si ispira? Dov'è questa ispirazione filosofica o pedagogica a cui si ispira? Non c'è. Mentre noi nel 55, quando abbiamo fatto la riforma della scuola primaria, i programmi della scuola elementare, e c'era tutto il filone di Dewey e tutta la pedagogia americana, nel 60, quando abbiamo fatto l'altra riforma dei programmi della scuola americana, avevano una loro filosofia. Questa non c'è neanche questa. Io mi sono sforzato di poter capire e vedere qual è stata questa ispirazione, non l'ho trovata. Ecco perché quando si parla di Gentile, ma Gentile aveva una sua riforma, una sua filosofia, tant'è vero Gentile era un grosso filosofo del tempo, ho detto la possiamo condividere, non voglio prendere neanche posizione su questo, perché ognuno di noi ha la sua concezione, per cui non possiamo confonderci l'un l'altro. Io credo che su questo potremmo chiudere e come sempre dobbiamo ringraziare quanti ci hanno ascoltato. E vi rimandiamo alla prossima edizione di Tiro Incrociato. Grazie a Saverio Lolaico, il segretario provinciale dello SNALS, il sindacato autonomo della scuola, grazie a Luigi Pistone ed Antonio Savino, un benvenuto alle prossime trasmissioni. Grazie, buonasera. Buonasera.